Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E questa è una puntata speciale perché abbiamo il piacere, devo dire anche l'onore, di trovarci nello studio di Enrico Lucherini. Come possiamo dire, master and commander, è proprio, quando diciamo Enrico Lucherini diciamo da 60 anni cinema, perché il cinema lo ha raccontato e comunicato, quindi dire pressaggio, in ufficio stampa, insomma è riduttivo, ha raccontato veramente alla grande 60 anni di nostro cinema. Faccio qualche esempio: la Sofia Loren, la Monica Bellucci, la Ciociara, Patroni Griffi, insomma ne abbiamo, come dice qui, un bel manifesto che abbiamo nel tuo studio, un documentario che ti è stato dedicato. Ne hai fatte di tutti i colori, Enrico, cominciamo così. Ne ho fatte così. Di tutti i colori, sì. Infatti l'ho fatto di tutti i colori. Allora in questa puntata ce le racconterai un po', però appunto intanto comincerei da questo. Ma tu come stai, come ti stai vivendo questo periodo, Enrico? Bene, tutto a posto, si lavora un pochino meno, almeno io scelgo le cose più importanti e ho un po' abbandonato il cinema, lasciandolo quasi tutto a Gianluca Pignatelli, che è il mio socio storico oramai, e vado avanti così, però mi sono inventato anche di fare della mia vita uno show teatrale. In questo spettacolo racconto la mia vita, come ho cominciato, facevo il medico. Poi ho incontrato i ragazzi dell'Accademia d'Arte Drammatica, che andando all'università vedevo questa villa con nel giardino tutti i ragazzi in tuta. Mi sono fermato un giorno e ho detto: chi siete? Siamo i ragazzi che stiamo studiando per essere attori. Ah, bene, bene, come si fa? E mi hanno preso come attore in Accademia d'Arte Drammatica. E da lì in poi ho cominciato a fare l'attore, malissimo, ero un cane. E restare poi Rossella Falca a dire: ma perché non ti occupi di comunicazione? Rossella Falca com'era? Simpaticissima, fantastica, intelligente, bellissima. Mi piaceva moltissimo. Io non l'ho conosciuta, immagino anche una gran signora, oltre che una grande interprete, perché poi sì, ce la ricordiamo. Senti, e ora ti faccio un po' la domanda da 100 milioni di dollari, perché poi tu sei entrato dentro questo mondo e hai raccontato con tanti titoli, tanti film, tanti attori che hai seguito, forse non li riusciremo nemmeno a raccontare tutti in questa puntata. Ma La Dolce Vita è esistita o no? Perché insomma, sì, La Dolce Vita è nata così. Stavamo in Via Veneto, dove dei clan tipo Luchino Visconti, Francesco Rosi, Patroni Griffi, erano da Donei. Donei è un grande bar di Via Veneto. Di fronte al Caffè De Paris c'era Gassman, Flaiano, Anna Maria Ferrero e altre persone. Un po' più su c'era Rosati. Ora non ci sono più questi bar, tranne Donei. Chiuso tutto, tutte scarpe per gli americani, una cosa orribile. E quindi, stando là, sentii un colpo. Proprio un incidente, erano l'una di notte, io corro perché poi dopo dovevo andare al clan di Visconti, cosa era successo, poi andavo da casa, poi andavo da Antonioni e Lavitti che stavano un po' più su del bar di Rosati, ed era Silva Coscina. Sì, ma lo sapevi no, già. No, perché io ho studiato perché... E quando io vado lì... alle amiche che ci seguono, alle amiche e agli amici che ci seguono, chi era? La Coscina. E che cosa era successo, Enrico? E che era un tamponamento, lei stava così, un po' macchine di lusso, tutte macchine aperte, era un'epoca fantastica. E lei mi disse: ah, e detto, Silva... Voi che ti chiamano l'ambulanza, mi guarda e fa: ma che sei scemo, chiama i fotografi. È da lì che ho capito che i fotografi sarebbero stati dei miei alleati. Quindi insomma era anche questo, no? Perché era molto importante esserci, no? Certo, e quindi quello sì, è stato forse un episodio sì, che ha aperto... Ma è il momento, esserci, delle volte sbottavi a ridere in faccia alla gente. Re Farouk, ce l'hai presente com'era? Enorme, mostruoso. Era l'amante di una cantante lirica che si chiamava Irma Capece Minutolo.
ma io l'ho chiamata Irma Capace di Tuttolo. Ecco, appunto, era questo il vero nome. Va bene, insomma, quindi diciamo ne hai combinate un po', però sei stato sempre molto amato e molto rispettato. Ma perché io, loro capivano che io lo facevo per il loro bene. Esatto, infatti. E poi era un modo anche di giocare, no? Play, quando si dice recitare, sì, giocare, certo. Anche questo. Senti, allora, tra poco parleremo di una tua grande amica, Sofia Loren, tu la conosci da sempre. Devo dire, è stato bello anche ritrovarla con i premi che ha ricevuto recentemente. È stato un momento anche emozionante, no? Vederla premiata. Dopo tanti film... Ho ancora voglia di farne uno, sempre bello e con una storia meravigliosa, perché io senza il cinema non posso vivere, assolutamente. Se tu dovessi definire Sofia Loren in un aggettivo, veramente così, con due o tre aggettivi che la definiscono, come la definiresti? Dico, tu che sei anche oggi suo amico. Ma sicuramente il fascino della sua presenza, cioè quando entra, quando io la portavo a un pranzo di gala, metti in Germania, perché dove lei riceveva un premio, cioè, c'era... Lei, ridendo, perché era molto spiritosa, mi guardava e diceva, adesso senti che succede. E ho detto, Sofia, che succede? Io stavo dietro di lei, attraversa il salone dove c'erano già tutti pronti a mangiare, il silenzio totale, come lei si è seduta, la Lore. Senti, quando entra Monica Bellucci è la stessa cosa? Sì, l'ho vista l'altra sera qui a Roma. Perché ridi? No, perché appunto, perché è una diva, ecco, assolutamente. Tanto, E quando entra Manuela Arcuri? Ma perché ridi ancora? Rispondimi, Enrico, dai. Ma perché preferisco Margherita Bui? Allora, senti, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo ancora a parlare di Sofia Loren. Tra pochissimo, restate là. Il lato migliore del carattere di una donna si esprime nei suoi doveri di figlia, di sorella e finalmente di moglie e di madre. Consigli di una giovane donna a proposito del fidanzamento della sua adorata sorella Cassandra. Per il ciclo L'amore secondo Jane, il film biografico della celebre autrice Jane Austen. Becoming Jane, il ritratto di una donna contro, con Anne Hathaway. Domenica alle 21:20. Allora, bentornati a Effetto Notte. Siamo nello studio di Enrico Lucherini, che davvero nella sua carriera ne ha combinate e ne combina ancora di tutti i colori. Stavo parlando di Sofia Loren. Dicevo, è stato bello ritrovarla quest'anno con questo film e vedere anche i premi, no? Questo premio che lei ha avuto è stato un momento molto emozionante, no? Credo, forse sì, anche no, per no, te, ma Enrico. Adoro, perché lei è una donna meravigliosa. Lei è una donna veramente... Ama i suoi figli più di tutta la sua carriera. Perché proprio gli mancava un bambino, ne sono nati due, quindi va bene. E lei è proprio una mamma, è una donna. Lei, quando faceva la Ciociara, ancora non era sicuro di far nascere un bambino e parlava solo di quello. Mio marito ha ricevuto la telefonata di Cary Grant e mio marito non parlava inglese. Allora Cary Grant gli avrà detto di là, Sofia won, e lui ripeteva win. C'era una resistenza, c'erano delle attrici americane che avevano fatto dei film molto belli e molto, la critica ne aveva parlato benissimo, quindi io perciò non ci sono mai andata a Los Angeles a prendere il premio, per questo, perché ho detto, siccome se me lo danno
io svengo. Se non me lo danno, svengo lo stesso perché mi dispiacerà moltissimo. È meglio che me ne sto a casa. C'è questo manifesto bellissimo, no, della Ciociara, ma spiega anche un po' quanto è importante il tuo lavoro, no? Ma questo non è il vero manifesto della Ciociara, visto che in America si chiamava Two Woman, sì. Era lei, Sofia, che abbracciava la ragazzina con un occhio di terrore. Ma invece io dissi a Sofia, che aveva i diritti di scegliere tutte le foto, ho detto, ma qui sei icona come era Anna Magnani in Roma Città Aperta quando rincorre il marito e l'ammazzano lì davanti. Dico, quella foto di Anna Magnani fece epoca, facciamone un'altra, ti capita questa cosa, buttati per terra, tira un sasso a degli americani che passavano con una camionetta e è fatto. Era una foto pazzesca. Tutte le mattine prendevo il tram alla stessa fermata. Vicino al marciapiede da qualche tempo c'era sempre ferma una macchina con un giovanotto. Da principio non me ne curai, ma lui mi guardava con insistenza. E così a poco finì col rispondere alle sue occhiate. Invece con la Lollobrigida, anche qui non mi voglio addentrare, però hai lavorato meno perché comunque forse lavorando con la Loren... No, io proprio mai. E non è vero. Ma quello era un film per Francesca Dell'Era, la romana, e lei aveva... gli dava un po' fastidio di ripetere delle battute che 30 anni prima lei diceva perché lei aveva fatto la parte della madre. Adesso si ritrova con una ragazza giovane che recita e fa lei, ma la madre doveva fare suo. A un certo punto si sparsa la voce delle due non davano d'accordo. Insomma. Allora io vado sul set, con Lollobrigida non ho buoni rapporti, essendo stato sempre l'uomo per la Loren. E forse lei per quello che non voleva incontrarmi. Ma a un certo punto io stavo sul set, io ero pagato dalla produzione, non intervengo, sento la battuta che doveva dire a Padroni Griffi e la Lollobrigida: vieni qui Adriana, figlia mia bella. Chuck, vieni qui Adriana, figlia mia. Silenzio. Allora uno chiama la Dell'Era e dice: Francesca, devi dire sì, vado. Ah sì, allora non avevo capito. Chuck, vieni qui Adriana, figlia mia. Allora Padroni Griffi esce dalla sua e dice: ma cosa è successo qui? La signora non dice la battuta integrale. La battuta integrale: vieni qui figlia mia bella. Bella non l'ha detto. Ha detto: ma c'è un copione, Gina. Ha detto: ma no, non lo voglio dire, non mi va di dire questo. Allora la Dell'Era ha detto: vabbè, io parto uguale prima. Ma già io capii che fra le due non c'era un ottimo rapporto. Vabbè, l'avrà detto con gli occhi, insomma. Tu hai lavorato tanto anche con Visconti, allora qui non vogliamo, l'hai raccontato tante volte, quello che è successo con il Gattopardo, che avevi avuto quest'idea, siete andati a Cannes, hai trovato il circo, hai portato il Ghepardo, però io vorrei sapere, visto che è una persona che tu hai conosciuto davvero, il suo cinema per noi resta ed è fondamentale, lui com'era per te? Ma io, sai, lui con me era completamente diverso da come io lo sentivo parlare al telefono, oppure delle volte c'erano degli ospiti dove lui doveva essere più carino. Noi eravamo veramente amici, quindi mi chiamava per arredamento della sua casa, come arredatore, mi ha arredato, e allora lì mi divertivo a sentir parlare queste persone che ho conosciuto tutti, un po' a casa sua, un po' a casa di Rossella, un po' a casa di Padroni Griffi, con tutto il gruppo di Franca Valeri, Bice Valori, Marcello, insomma
vivevo solo per il cinema. Ed era un'annata pazzesca, l'annata degli anni 60, sono nati i grandi registi italiani. I tuoi amici ti mancano? Per esempio penso a Rossi, no? Proprio in questo periodo celebriamo il centenario, no? Lo vogliamo ricordare, tu sei stato anche molto suo amico, no? Ti mancano? Moltissimo, 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 perché la sera con la moglie di Rossi, con Franca Valeri, così, stavamo sempre insieme. Senti, il cinema italiano di oggi, mi hai detto, insomma, così sei abbastanza critico. C'è un'attrice, per esempio, di oggi che ti piacerebbe rappresentare, come hai rappresentato la Loren, no, in passato, piace, un'attrice che ti piace, con cui ti piacerebbe lavorare? Sì, a me mi piace molto perché è completamente diversa dalle altre, anche fisicamente, e ha una presenza da star americana, che è Miriam Leone, che ha concorso a Miss Italia anni fa, e devo dire, a parte la bellezza, e anche c'ha anche quel poco che io ho visto, mi dicono che in Diabolik lei è la protagonista, quindi si vedrà di più. Oggi ci hai raccontato veramente un cinema che ci piace e ci fa emozionare, un cinema con la C maiuscola. Grazie. Ma io voglio tornare da te a parlare. E io ti aspetto assolutamente, anche perché secondo me possiamo, guarda, ci hanno ascoltato, quindi possiamo allora fare ancora molto. Ci ritroveremo prestissimo. Grazie Enrico. Effetto Notte torna la prossima settimana e voi restate là perché ci sono i film da vedere. Una scena birra dentro sta baracca. Ma che cosa è finita? Al sicuro. Puzza di polenta, piove d'acqua dai tetti, ma è casa. Piacere, Dolores. Piacere, Paola. I miei ragazzi li hai già conosciuti. Anita. Pallina. No, è il contrario, però vabbè. Tivoli. Rolli e Lina. Sta sempre lì alla finestra. Qua raccontiamo le origini della Befana, no? Noi la Befana sappiamo che, insomma, questa strega che arriva con la scopa e porta i dolci ai bambini buoni e il carbone ai bambini cattivi. E qua vediamo la sua storia, la vediamo bambina. Com'è nata la Befana? Perché è diventata la Befana? E Paola Randi, la regista, si è divertita a raccontare questa grande avventura che poi ci ha coinvolto tutti. E con grande talento ha fatto questo fantasy movie pieno di colpi di scena e di sorprese che non finiscono mai. Tutte le favole più famose iniziano con C'era una volta. E spesso, anzi troppo spesso, secondo me, la protagonista è una graziosa fanciulla che cresce in gamba, coraggiosa e molto educata. Porca pupazza. Comunque la Befana è quella che, diciamo, ricordiamo tutti da quando eravamo piccoli, che poi non so se anche adesso c'è ancora la Befana, sì, per porta me ancora c'è sempre stata, non sì. So ma lei è fan numero uno veramente, ma non per ruolo, veramente. Cioè ti portavano il 6 gennaio, sì, cioè, sì, a prescindere anni, anche prima l'anno di scorso che sì, non ero sì, a casa, sì. Infatti ho chiamato mamma, ho pianto. Mamma, nessuno mi ha fatto la calzetta e quando sono tornata a casa due settimane mi ha comprato la calza più grande in tutti i 19 Beh, anni un di poi era in anticipo, però vogliamo dirlo, perché so, se l'altro giorno è successo l'anno scorso. No, ah, l'anno scorso, ecco. Ma se un giorno un comandante bello e coraggioso, tipo me, per esempio, decidesse di smascherarla? Sono streghe! Oddio. Tu invece come hai rimesso? Perché insomma da noi ce la portavano, però non era forse sta Stavo cosa, dicendo, no? Era un po' la boa di salvataggio che ancora voleva dire feste, ecco. E non si torna a scuola. Questa era la prima, diciamo.
poco romanticamente aspettarci, dicevo oddio, bene o male c'è ancora la Befana, e poi avevo un po' paura io della Befana. È vero, cioè, pure temevo io, questa figura, un po', cioè, conteneva qualcosa di sinistro, almeno nell'immaginario. C'era il carbone, magari era dolce. Ma il carbone lo aspettavo, diciamo, mi piaceva molto perché era zucchero, di fatto era zucchero colorato. Però la figura della Befana era misteriosa, molto più misteriosa e meno praticata, meno rassicurante di Babbo Natale, sì, sicuramente. Barone De Michelis, sempre in caccia delle femmine da bruciare. Ne voi? Di ragazzine da nascondere? Ma che? Sono una povera vecchiarella. Lasciami la solicita. Stavamo dicendo. Sono sulle tracce di una assassina. La Befana, diciamo, tradizionalmente, o almeno anche per come viene raccontata in questa storia, si occupa di realizzare la felicità dei bambini e delle bambine. Questo te lo chiede un po' anche la mamma, che le tue figlie sono grandi, insomma, ma... mica ancora sono insomma, grandi, sì. Ecco, ma appunto questa felicità dei bambini e delle bambine, secondo te, dove sta? Se posso... Ma io penso che mantenere queste tradizioni è importante, perché comunque i bambini hanno bisogno di sognare, hanno bisogno di... Cosa c'è di più bello, no? Che magari sotto l'albero i bambini hanno questi doni, hanno questo momento di eccitazione, di sorpresa. E penso che poi la vita, no? Ci mette davanti tante cose, anche difficili, e poter mantenere questo momento in cui ancora credono alle fate è bello. Vedrai. Come stare bene? Eh? Io voglio diventare una strega. Quindi abbiamo bisogno anche noi adulti di sognare, certo. E andare al cinema ci permette questo. Io credo ancora che il cinema abbia questo potere proprio educativo, proprio culturale. È vero che si va a vedere un film e si esce e siamo diversi, perché a volte il cinema ci dà delle risposte, ci apre delle porte, e quindi lunga vita al cinema. Come ti chiami? Ancora. Ce l'avrai il nome, no? È così. Paola. E sei una strega? No, sono normale. Ah, tra ladro dei pullastri. E vabbè, sei stata fortunata che passavo di là. E grazie, non si dice? E speriamo, insomma, questo 2022 forse un pochino meglio, no? Visto che quello che continuiamo a sentire non è così incoraggiante sotto tutti i punti di vista. Ma io quello che dico è che abbiamo passato 2 anni difficili e che spero... Io dico sempre, tutto finisce, quindi finirà anche questo. Nella sua intervista televisiva che è stata trasmessa, ha detto che quando ha trovato le monete, all'inizio ha pensato fosse un miracolo. Salve. Salve. Oppure che fosse stata una prova divina. Io voglio dire al signor Soltani che questo è il miracolo. Sapete perché? Oggi un amico dalla prefettura mi ha mandato un messaggio che per ringraziare quest'uomo onesto per il suo gesto nobile, gli hanno riservato un'occupazione nei loro uffici. Una vera e propria storia di bontà dalle conseguenze paradossali, ambientata in un paese lontano ma capace di arrivare dritta al cuore degli spettatori di tutto il mondo. Mi scusi, è venuto qualcuno che ha perso una borsa per caso? No, perché? Ho trovato dell'oro. Il protagonista del film è finito in carcere per un debito. Dichiara di aver trovato, durante una libera uscita, una borsa piena di monete e di averla restituita alla legittima proprietaria. La cosa scatenerà anche, grazie alla TV e ai social media, un'ondata di apprezzamento nei suoi confronti che potrebbe portarlo a una nuova vita, a trovare un lavoro, a recuperare l'onore suo e della sua famiglia. Non fare cose che possono rovinare la reputazione della famiglia. Cosa ho fatto? Dove hai preso quella borsa con la cinta rotta? Dimmi chiaramente che sono un ladro.
La prova è che tutta la vita ha sempre mentito a tutti. Ben presto la situazione si complica, però, e rischia di trasformarsi in un boomerang. Chi è che ha trovato davvero la borsa? Lui o la donna che lo ama? E la borsa a chi è stata riconsegnata? Ben presto il gesto di bontà del protagonista del film rischia di trasformarlo da eroe a uomo privo di onore e reputazione. Mio padre, ma non dice bugie. È la storia di una persona ordinaria che si trova in una situazione straordinaria. È ingenuo, non è fatto per una situazione così delicata. È un personaggio che vive secondo quello che gli dice il cuore e permette agli altri di decidere per lui. E questo è il contrario degli eroi che siamo abituati a vedere rappresentati. Io non capisco, ma chi è questo per il quale ti stai giocando la reputazione di tutta la famiglia? L'onore che cos'è e quanto è importante in questa storia? Ha un ruolo molto importante. È onore, ma è anche dignità umana. Il protagonista lotta per mantenere una reputazione positiva, fa di tutto per non perderla. Noi usiamo la parola reputazione con un significato preciso. Che gli altri abbiano un'immagine dignitosa di te. Questo per una persona, con la mia cultura, significa una ricchezza che porta alla sicurezza e alla serenità. Papà! Perché hai fatto questo? Che vuoi? Che cosa ho fatto?